tutti patafans, qui è Mr. Patrick 217, siamo su FIFA 16. Ecco, FIFA 16. Siamo in compagnia per questo video. Salute. Ciao a tutti, signori e signori, siamo qui con Mr. Patatrack. Signori, io sono ritardato, quindi ti calmi. Dai, dai, questi 2 minuti impiegali a questo coso. Ci siamo. Voglio vedere, cioè, solo perché stiamo facendo un video, lo devi vincere. Vai. Signori, mamma mia, che fenomeno. Che fenomeno. Che fenomeno. Siamo a 3 su 3 per Pata. Siamo a 3 su 3. Questo lo sbaglia, si vede già. E invece no, ancora Pata. Basta. Dai. Dai, bella gente, che me la sento. Posso perdere? La senti nel culo? No, dai. Prima giocare tutto di prima funzionava. Perché vediamo le tue squadre in campo con gli allenatori che sono davvero in forma per questa partita, vedono l'inerzia dei giocatori che è dalla loro. E infatti la mia squadra è molto in forma perché prende un gol al quarto minuto. È una cosa bellissima. Cominciamo subito proprio così. Vorrei parlare a quanto tecnico con Luis Suarez, che fa subito gol per alimentare il morale del Real Madrid. La passa, attenzione, va in avanti. È vero che Neymar ha le skill, che bello. Ci siamo, mamma mia. Agilità di un bradipo con delle crisi epilettiche. Ma che metafora. Del Big Alex. Fa tiro da fuori, no! Dai, no! Non ci credo. Il numero 22 del Real Madrid ha tentato un tiro di esterno no, ma cosa l'ha tirata con il tacco. Adesso bisogna impegnarsi per fargli il secondo gol. Dio di Dio. Sì. No, sì. Fai miracoli sto partire. Ma poi di che non hai culo. Fai miracoli. Possibile. Io mi chiedo perché giocano in ciabatta. No. Perché giocano in ciabatta questi giocatori? Un pantofolo. Guarda, 5 a 2. Sì, ma 5 a 2, ti rimporta. Non ci credo. Cioè, è più brutto di scopare con una mucca al giorno del patrone indiano, che dai! Schifo, che schifo! No, non dir così, tanto un indiano, per loro animale sacro. Che cazzo dici? Guarda che l'animale sacro dell'India è la mucca. Serio? Sì. Eh sì. Per chi non lo sapesse, la spada è la squadra di Ferrara, per la gente che ci segue da altre città, magari, che non lo sa. Trancia quel coglione! Dai, no! Ma dai! Ma sì, cos'è? Ma sei del culo, scusa! Ma tu sei del culo, mi hai fatto 3 parate, una più. Ma una più ladrata dell'altra! Ma tira, testa di cazzo! Parte, c'è più veloce di Marcello di Suarez, santo Dio, ma cos'è? Rosso questo. Vabbè, almeno t'ho fermato. Oh, non ho mai terminato una partita in 10, mia. Giallo! Sì! Ultimo uomo! Ma voglio il secondo portiere. Un pochino più basso, che era bellissima! Ancora! Merda, già il 93esimo, bello lì! Ho perso! Sì, direi proprio di sì. No, non dio se mi fegliola adesso. Sì! Veramente. Un altro o buono? No, dai. Allora facciamo un'altra magari con la nazionale femminile. No, no, no. Io voglio usare il Paris Saint Germain. No, ecco, io ridere un po'. Facciamo ridere un po'. No, vabbè, ti prego. No, con la tua Sadic, il tuo amore. No, no, c'è la Sadic, allora sì, di brutto. No. Ecco, siamo qui con Stati Uniti e Germania. La palla ce l'ha fatta.
Quindi dopo li monto insieme. Sì. Sì. Mamma mia, rieccoci qua, signori. Subito pata, subito c'è. Subito tentalo! No, diventa io per forza. No, non ci posso credere. Ma il portiere dove sta andando? Dai, no! Sasic! Malamur! Sasic! 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 Scarpa il portiere! Sasic! No! Ancora Sasic! Sasic! Ti odio, Sasic! Mio amore, basta di matto. Come che ciabattone? Ma giocami in pantofolo, non è ancora... battone che ciaba. No! Ma che pugno che ha dato, non lo... Cioè, se arriva lì uno che... Sasic! Ancora lei! Goleador! Sasic! Partita, Sasic, Sasic, ragazzi, Sasic, no, è andato a mangiare le pannocche. Tanto a succhiare forse. Saltarci sopra le pannocche. Appunto. Ben. Dio, che cazzo di punizione aveva fatto sta qua? Tuc. Sasic, sì, il tuo Sasic. Il tuo amore fa sgoff. Cos'è? Guardalo di Sasic come la vede. Però. Qui che proprio puoi scrivere io nel bigliettino d'amore per l'anniversario e fai sgoff. Oh, ce ne sono di squadre che non ho ancora usato. Vediamo qual è la più. E qui, boom, che gol! È lei! Boom, che golasso! Immagino come il suo piede. Ma io sto parlando tutto così, sembro ritardato. Ah no, perché il coso è giallo come il difensore. Ah no, aspetta. Anche Bruno Perez è Ada. No! Non so perché, ma è Ada anche Bruno Perez. E io voglio la tripletta con Sasic. Salsiccia, sì. Ah, io voglio fare il primo gol. Mi hai tracciato, mi hai distrutto. Sasic. Dio! Oh! No, raga, ma io mi ammazzo davvero, ma dai! Oh, cioè, ma ha fatto leva col ginocchio facendo qualcosa di ultra fisico, facendo un tiro parabolico di sto gran cazzo nel culo. Beh. Che era fatto ad Uncino, che Uncino si era lavato le mani con le mani sbagliate. Ma e boom! Mia, che giocatrice! No! Volevo fare il quarto, vabbè. Il quinto? Quarto. Ah, con lei. Ecco gente, sentite subito i nostri commenti. Oh, ma vabbè, non c'è bisogno che diciamo di cosa stavamo parlando, perché non mi sembra il caso di farlo in un video e perché devo fare subito un passaggio, voglio fare un gol in sto cazzo di partita, ma dettagli. No, Ibrahimovic si è comprato una chiesa, vuol trasformare in una chiesa. Serio? Sì. O se non è una chiesa abbandonata, non ho capito. Vabbè, sicuramente non credo che abbia. Ah, sì. No! Dai cazzo, voglio farne uno. Sì, vabbè, dove cazzo tira, ma... tira a casa mia invece. Che stai giocando a Manchester, fai... vabbè. Manchester. Vabbè, figa, Manchester City sarà in casa del Manchester. Vabbè, cioè, noi siamo Manchester City, così... Appunto, voglio dire quello. Ragazzi, non è possibile. Ma perché la tirate sempre alta? Spazzo lontano, fazzo da cool. Boom, no! No! Oh, l'avevo vista dentro, madonna. Cosa ho sbagliato? Non sai neanche tu che finta hai fatto. Cioè, con... salta la linea di proprio campo. A parte che l'aceto è forte, figa, se lo metti... Se ci metti l'osso dentro l'aceto, dopo dei giorni si pieghi. Un passaggio, mi piacevano molto di più le nazionali femminili. No, io bim bim di
No, abbiamo sì. fatto una gran azione. Grazie. Ma dai! Tu! Con il gomito! Cosa ha parato? Con il gomito! Cosa cazzo ha parato? Civa! Cioè... Doppio. Quel coglione con me prima ha preso un gol che neanche Dio sa. Mentre non registravamo. E era un gol bellissimo che dopo che... bellissimo! Perché ve lo metto in sovrimpressione a fine partita. Anche se non ci sono i commenti perché non ho registrato, perché non pensavo neanche io gente di fare un gol del genere. Anche se un po' scandaloso. Dopo una partita ancora prima di quella avevo... Poi ho fatto anche il gol al 90esimo io. No, 93esimo l'hai fatto poi. E stavo resistendo 1-1 mentre giocavo in 9. E non so neanche io come ho fatto, perché mi ha fatto un gol, 7 tiri in porta mi ha fatto tipo in 5 minuti li ho parati tutti. L'ultimo tiro che ha fatto non portiere era lì che era lì come se gli avessero fatto 6 seghe di fila. Paragone. No. Ibra ragazzi. Oh, quel portiere lì. Cioè, gli ho scartato tutta la difesa. Che, cioè no, allora, l'ha passato lui ovviamente, ha restituito il favore. No, dai, no! Passiamo ancora 0-0 per forza. Che palla, siamo ancora 0-0. No, come non l'ha deviata? Beh, che schifo di tiro era. Andavo io lì in infradito, tiravo meglio. Beh, scalma Patrick. Io vuoi mettere c'è cioè, un Yaya Touré a un man infradito, cioè sono fenomeno. Oddio, dimmi tu come da una parte della porta riesci a tirare dall'altra. Ci vuole un genio della fisica per far male. Oh, sì! No! No, non ci credo. Era solo stato sei zero. Per darli rigore. So solo come si fa, ma non ho idea di come devo fare. È che ti devi buttare a destra o a sinistra? Sì, sì, so come ci si fa a buttare, ma... Sì. Una partita contenuta 0-0 tanto tempo. 4 minuti. Basta, voglio andare supplementari. Ci sei sicuro che ci siano i supplementari? Sì. Cazzo no. Boom. Che tiro di merda. No, ma dai, ma sei handicappato. Yes. Che non facessi gol, che bello. Gol! Oh, finalmente uno! Che gol da parte di Mato! Finalmente uno, ma io smorro arcobaleni, gente! Anche bel gol, tra l'altro! Ce la farà anche in inglese? Non so perché l'ho detto adesso, però ci sta. Ok gente, perché voi che ci starete seguendo probabilmente in differita di forse un 5-6 giorni, saprete che oggi, martedì 1 dicembre, è Mr. Patrick, e lui che non si è voluto neanche dire qual è il suo nome su YouTube, Revo Amnesia, vabbè. Vabbè, ma io non sono più nei Revo, quindi... Vabbè, Amnesia, diciamo. Qualche... No, così faranno i compiti d'inglese. Se magari ce li vorrete fare voi in un prossimo futuro, sappiate che noi saremo molto felici di ciò. Va pronunciato così il portiere del City. No, ma c'era lì, che cazzo da tiri lì, che non c'è neanche l'ombra del pelo del fantasma di Marilyn Monroe. Ma cosa c'entra Marilyn Monroe, poverina?
Oddio, vabbè. Ma io non t'ho neanche toccato! No, mica. Ma mi sei saltato sulla gamba! Perché? Neanche la punizione! È giusto! Mamma. Ragazzi, è arrivato il momento. Ultima partita ai rigori con tanto di sbadiglia di amnesia. No! Ma per un pelo di cazzo non l'ha presa. C'è un palo brutto. Io avevo pure mossa verso destra. L'ho angolata troppo. Che golasso da parte di Davide Luiz. Ho sentito muovere due volte e pensavo che tornava centrale. Il momento più concitato di questa partita. Non ho sentito la leva muoversi. Sono andato in intuizione. No, perse i rigori. Vabbè che se non era con un suo autogol non ci arrivavamo neanche qua, però. Va bene, in questa partita ho segnato un unico gol. Vabbè raga, siamo arrivati alla fine di questo fantasticissimissimo. 19 giri a 8. Siamo arrivati alla fine di questo fantasticissimo agagorico video. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace, commentate, mettetevi al canale, magari il pollice che avete messo su potete metterlo ancora più in su. Siamo arrivati al momento dei saluti. Un saluto da Mr. Patrack 217 e Amnesia. Ciao. Ciao. Ed eccolo qui, il gol di cui parlavo prima, quello di cui dicevo in sovraimpressione, quello scandaloso che gli ho fatto a Messi. Punizione da quasi centrocampo, lui la becca e io la tiro approfittando. Signori, eccolo qui. E rimanete qui per altri video, solo qui, sul canale di Mr. Patrack 217. Ciao ciao!